Venerdì 29 gennaio 1999, alle ore 16, la pioggia accoglie l'arrivo della Madonna dei Poveri, che nel suo pellegrinaggio per la diocesi aveva lasciato a Quaro. Come vedete, una moltitudine di persone aspetta la Madre di Dio. A fare gli onori di casa il parroco Don Carmelo Surace ed il sindaco Rocco Palermo. Già in passato, nell'aprile del 1948, vi era stato un evento simile, anche se allora il passaggio avvenne in modo veloce e la statua non dimorò qui. Che Gesù è venuto sulla terra.
potete raccogliere la nostra comunità per festeggiare con stretto amore la Santissima Madonna dei Poveri. Siamo orgogliosi che questo evento storico tocchi anche il nostro paese e siamo convinti che il pellegrinare di Maria Santissima per le nostre strade sia un momento di riflessione profonda per ognuno di noi e imponga nei nostri cuori sentimenti di pace e di amore. Accompagneremo tutti insieme devotamente in processione la Madonna e la pregheremo, certo di essere ascoltati affinché portino le nostre famiglie pace, salute e serenità. Chiediamo inoltre che quindi passi di loro amministratori verso un cammino costruttivo e volto al benessere del nostro paese. Un ringraziamento particolarmente affettuoso a Padre Marcello, promotore di questo pellegrinaggio, e al nostro caro parroco Don Carmelo, guida costante della nostra spiritualità, e alla comunità tutta che è sempre così sensibile o partecipe a queste manifestazioni spirituali. Come sappiamo tutti, la Madonna si fermerà nella nostra chiesa del Rosario fino a domenica, per poi proseguire nel suo pellegrinaggio. Tutti insieme ci auguriamo che il suo cammino continui sereno e porti la stessa pace e serenità nei cuori di coloro che come noi avranno l'onore di accoglierla e festeggiarla gioiosamente. Grazie. Alle ore 17 in punto di questo 29 gennaio 99, il secondo in ordine cronologico applauso donato alla Madonna dalla comunità di San Procopio viene proposto dalla simpaticissima e umilissima figura di Padre Marcello. La gente risponde in coro e adesso in sottofondo la banda di Belecucca accompagna in piazza Municipio, come vedete, la processione. Anche dei cori brevissimi per le esigenze. Ecco nella nostra sovraimpressione per alcuni istanti la data. E queste sono le libertà dei nostri cameraman. Qui è la chiesa del Rosario, dove la Madonna dei Poveri troverà alloggio per una sera e anche per la sera successiva. Thank you.
notare la bella figura di Padre Marcello, organizzatore di questo pellegrinaggio. Ricordiamo che Seminara, sede della Madonna dei Poveri, è una delle poche parrocchie calabresi prescelte dalla Santa Sede per il Giubileo del 2000. Suggestiva l'immagine. La Madonna si sta avvicinando all'entrata della chiesa e la pioggia sembra diminuire, mentre i petali si uniscono ad essa. Procopio si è svegliata sotto la neve. Erano tanti anni. Il paesaggio sembra di fiabe. Le montagne sembrano più vicine.
e le rose fiorire anche d'inverno. Le campane della chiesa del Rosario salutano la partenza della Madonna dei Poveri. È il 31 gennaio e il cielo sembra rattristarsi con lacrime di neve, tanta neve, che se da un lato ravvive il cuore di tutti, dall'altro ci porta via la bella Madonna Nera. Don Carmelo saluta la presenza della Madonna con un coro. I portatori a spalla non sembrano sentire la stanchezza. Adesso siamo proprio alla fine. Due giorni di festa per la comunità di San Procopio, due giorni che hanno ricordato i 51 anni passati e speriamo che non ne passeranno altri 50 prima di rivedere la Madonna dei Poveri a San Procopio. Ringraziamo Padre Marcello, ringraziamo Don Carmelo,
Ringraziamo tutta la gente presente che ha saputo ancora una volta dimostrare attaccamento verso la Madre di Dio, e a lei ci rivolgiamo perché ci dia pace e umiltà e perché faccia diventare i buoni più buoni e i cattivi buoni.